Gol digger, druat o bat? Ma è un po' inglese, un po' francese? Vabbè, non lo sapremo mai. Non c'è il 2 senza il 3. Benvenuti nel video dei preferiti in collaborazione con Valentina, che saluto e ringrazio, e vi comunico che è la terza volta, dico terza volta, terza volta. Faccio il video. Cominciamo. Quindi cominciamo dall'inizio. Anzi no, facciamo a random. Vi mostriamo i nostri prodotti preferiti del mese di luglio, quelli che abbiamo utilizzato di più, quelli che ci sono piaciuti anche se li abbiamo utilizzati una sola volta, almeno per quanto mi riguarda, è successo così. Parto dai pennelli, vediamo se stravolgendo il video stavolta ce la posso fare. Parto da loro che sono un regalo di compleanno, mancano due pennelli all'appello perché sono da lavare, anche questi sono un po' sporchini perché ho appena fatto questo tutorial che se vi piace... Perché no? Potete anche andare a vedere, ditemi a chi assomiglio. E boh, provate a indovinare. Scrivetelo qui nei commenti, ovviamente non andate a sbirciare prima, eh? Ok, ritorniamo al video. Questi sono tre pennelli fantastici, mi sono piaciuti davvero tanto. Fanno il loro lavoro, li vedete in applicazione nel video, per quello vi consiglio di vedere il video tutorial, e parlano praticamente da soli. Sì, i pennelli parlano. Pennelli parlano. Solo vi ho detto tre volte che questo non funzionava tanto bene, forse si è offeso e mi portava sfortuna. Non lo sapremo mai, almeno se concludiamo questo video lo sapremo. Però mi piacciono tutti, tutti, tutti. Adesso vi faccio vedere che cosa. Adesso, sì, un altro prodotto che ho utilizzato e mi è piaciuto davvero tanto, sia come base che da solo, è questo ombretto in crema di Kiko, di una vecchia collezione che trovate in negozio scontata, e questo è il numero 05, questo verde fantastico, e sono in fissa con i verdi, cioè mi piace il verde da sempre. Quindi, questa base per ombretto. Nel mese di luglio ci sono stati anche diversi eventi di make-up dove regalano qualcosa, quindi questi due prodotti me li hanno regalati. Vi faccio vedere, cambiamo l'ordine, ma vi faccio vedere prima questo, che è il rossetto che indosso ed è una cosa stratosferica. Qui dice che è effetto matte, io lo vedo più cremoso, non c'è bisogno di farvi lo swatch perché ce l'ho sulle labbra ed è fantastico, sto parlando da 2 ore ed è qui. Fermo, immobile, quindi può darsi che sia bello valido. Non so quando si mangia, però l'unica cosa che posso dire è che mi sembra più un effetto cremoso che un effetto matte, ma è fantastico. Ed è il numero 45. C'è anche una sigla MLS, c'è anche un nome, ma non ve lo leggo perché è in inglese e sinceramente non lo so. Vediamo se riesco. Questo l'ho acquistato grazie a Anix, che ci ha regalato 20 euro durante l'apertura del negozio all'Imbiate, ci ha dato questa pochette. All'interno c'era un buono appunto di 20 euro. E io ho acquistato questo rossetto fantastico, stratosferico. Quindi sì. E adesso vi faccio vedere il secondo rossetto che mi hanno regalato. Questo nude fantastico che vedete già swatchato ovviamente. E questo invece è della Wycon. Lui è sì, matte. È matte. Sublime Lipstick è fantastico anche lui, ovviamente. Non so il nome, forse c'è un numero. Io ve lo metto qui. Anche l'altro ve lo potevo avvicinare. Si vede, sì. Comunque, credo sia il 604. L'ho paragonato nude di Mr. Daniel. Quindi non so se si è offeso lui. Vediamo se riesco a portare a fine anche questo. Se riesco a portare. Ecco, vedete, mi fa incartare lui. Allora è lui, non devo dire che è simile a un rossetto di Mr. Daniel. Perché? Perché secondo me ci assomiglia. Uffa. Dai, insomma, mica una cosa brutta. Comunque è un nude, lo descrivo come descrive lui il suo nude, per niente anonimo. Quindi, boh, speriamo che non si offenda Mr. Daniel. Cosa vi devo dire? Poi sì, vi parlo dei mascara che ho utilizzato, che mi sono piaciuti. Sono questo di L'Oreal e questo di Chanel. Chanel non ha un applicatore particolare, diciamo, anzi, è abbastanza classico, però fa un effetto, ragazze, veramente bellissimo. Come faccio a vedere il scovolino? Non mi fa vedere nessuno. Dica la verità.
Eccolo qua, ce l'ho fatta anch'io. Quindi, come avete visto, è uno scovolino abbastanza normale, fa però delle ciglia effetto strong, bellissime, stupende. Invece questo di L'Oreal, il ciglia finte a ciglia finte farfalla, senza A, che è questo scovolino. Eccolo qua anche lui. Vedete? È particolare, però mi piace perché ha un effetto naturale in curva le ciglia, però appunto è più naturale rispetto a quello di Chanel. Siamo arrivati quasi alla fine, sono quasi emozionata. Vi parlo di lui. Lui appunto è uno smalto che ho appena acquistato, che ho utilizzato una sola volta, ma che metto nei preferiti perché la resa è fantastica. L'ho messo a dura prova su unghie ormai rovinate, infatti mi si spezzano, sono fragili e devo anche fare le unghie, quindi non, in realtà l'ho messo proprio perché lo volevo provare e lo volevo mettere a dura prova. Perché ho fatto i mestieri in casa senza guanti, senza preoccuparmi minimamente di avere questo smalto, perché volevo vedere un po', appunto la sua resa. Non fate caso a quest'unghia, se la vedete? Non la vedete? La vedete o non la vedete? Eccola qua, la vedete? Perché, come vi dicevo, le mie unghie sono fragili e si spezzano proprio le unghie stesse e non è lo smalto, quindi è veramente fantastico. Si sta lievemente consumando, ma vi ripeto, ho lavato, ho fatto, insomma, ho fatto i mestieri in casa e devo dire che secondo me veramente li vale i suoi soldi. Costa 7,48 euro. Penso di sì, io l'ho pagato però 5,48 euro, comunque quella è la somma, e quindi è in saldo e sconto all'Esselunga. Se anche voi capitate un'Esselunga, guardate, dateci un occhio perché lo trovate in sconto, e se trovate l'espositore che ho trovato io, farete questa faccia. Cioè, è un espositore enorme con tutti questi smalti messi in ordine di colore, ed è fantastico. Io ovviamente amo il verde, amo il metico. Amo, amo, amo. E amo il verde militare. Sì, ok. Finiamo il video. Non ho parlato di quei prodotti. Vabbè. E finisco il video parlando di due prodotti per la skincare. Di questo contorno occhi. Eccolo qui. Che ha un applicatore molto particolare. Oh, eccolo qua, è un applicatore particolare perché appunto ha forma di ferro da stiro. Oh, mi è piaciuto davvero tanto perché l'applicatore è in metallo, quindi rinfresca la zona, ma anche il prodotto in sé non è male perché secondo me ha fatto il suo lavoro sul contorno occhi. E finisco questo video, se ce la faccio, con questa crema qui. Questa è una crema idratante semplicissima, mini size, mini taglia. Ha un profumo celestiale. La cosa che mi piace un sacco è che è idratante ed è un'ottima base per il trucco, perché la mettete e vi potete truccare, non appiccica, si asciuga in fretta e mi piace, mi piace, mi piace. Quindi questi sono stati i miei preferiti del mese di luglio. Ringrazio ancora Valentina, ringrazio voi per aver guardato il video. Vi lascio tutto quello che vi serve giù nell'info box, quindi il link del canale di Valentina, il video uguale a questo. Io vi saluto e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!